Derby al Palla di Onigi di Montecchio per l'undicesima giornata del campionato di Serie C2, girone A di calcio 5, si incontrano la Folgore Montecchio e il Montecchio Calcio 5, di fronte a un numerosissimo pubblico composto da circa 400 spettatori. La partita è stata bella e vibrante, piena di un alternarsi di situazioni che hanno visto ora in vantaggio una squadra, ora l'altra. Alla fine ha prevalso il Montecchio Calcio 5 per 7-6. Ma partendo dall'inizio, la squadra del Montecchio Calcio 5 si presenta in completo bianco, mentre la Folgore sfoggia una nuova divisa nera con inserti gialli e rossi. Il quintetto iniziale della Folgore è composto da Petrucci, Gaudenzi, Guarandelli, Denti e Pazzaglia, mentre il quintetto iniziale del Montecchio Calcio 5 è formato da Bombello, D'Agostino, Zavoli, Cresti e Messina. Il primo tempo è giocato meglio dalla Folgore Montecchio, che chiude la prima frazione di gioco in vantaggio per 2-1. La successione delle reti inizia Pazzaglia per la Folgore, pareggia poi Cresti per il Montecchio Calcio 5, il gol del 2-1 per la Folgore è di Vagnini. Si va a riposo quindi sul risultato di 2-1 per la Folgore Montecchio. Il secondo tempo è dir poco pirotecnico. Nella seconda frazione di gioco vengono realizzati 10 gol. La Folgore vuoi per un po' di nervosismo e per meno esperienza in questo campionato denuncia qualche incertezza e a poco il Montecchio Calcio 5 comincia a diventare padrone della partita. La successione delle reti vede segnare il primo gol della seconda parte di gara da parte di Quarandelli della Folgore Montecchio, che porta il risultato sul 3-1. Ci pensano poi D'Agostino e Cresti a portare la partita in parità, segnando due gol per il Montecchio Calcio 5. Di nuovo in vantaggio la Folgore Montecchio con Quarandelli. Poi D'Agostino e Zavoli portano in vantaggio invece il Montecchio Calcio 5. Vagnini riporta la partita in parità. Carboni e Zavoli segnano poi il vantaggio definitivo per il Montecchio Calcio 5 con il sesto e il settimo gol. Riapre le speranze per la Folgore Fratesi, ma non basta e la partita si chiude con la vittoria del Montecchio Calcio 5 per 7-6. Dopo questa partita il Montecchio Calcio 5 sale a 23 punti in classifica, raggiungendo il quinto posto e ultimo utile nella griglia playoff. La Folgore Montecchio rimane a centro classifica con 16 punti. In testa sempre l'Omicioli Saltara con 28 punti, autrice di una bella impresa andando a vincere per 4-3 a Ostravetere sul difficile campo dell'Olimpia. Il campionato è estremamente avvincente, la classifica è corta, quindi tutto è possibile. La prossima settimana incrocio Montecchio-Chiaravallo. Infatti, il Montecchio Calcio 5 giocherà in casa al Palla di Onigi contro il Real Chiaravalle, mentre la Folgore Montecchio sarà impegnata in trasferta contro il Futsal Chiaravalle. Sarà derby anche per la prima della classe, infatti l'Omicioli Saltara incontrerà sul proprio terreno l'Alma Juventus Fano. In conclusione va segnalato un aspetto che l'incontro fra la Folgore Montecchio e Montecchio Calcio 5 ha messo in mostra. Questo derby è stato caratterizzato da una presenza molto forte di pubblico, come abbiamo già detto, con una partecipazione notevole. Questa dimostrazione che lo sport minore molte volte non è lo sport minore, che ha un seguito notevole e merita l'attenzione da parte di tutti per i sacrifici che fanno i dirigenti a mettere in piedi le squadre, a portarle avanti nel campionato e gli stessi ragazzi che giocano, che quasi sempre sono animati solamente da una grande passione. Alla fine abbiamo voluto sentire i due mister per commentarci la partita. Alla fine della partita siamo con il mister della Folgore Renzi. Allora Renzi, un'ottima partita della sua squadra, specialmente nel primo tempo, nel secondo tempo un pochino di disattenzione, forse un po' di nervosismo. Sa, la partita era sentita, per forza di cose si è accesa. Noi forse con un pochino più di scaltrezza e di cinismo l'avremmo potuto portare a casa.
poi dopo sono gli episodi che fanno la differenza. Questa volta siamo stati sfortunati, altre siamo stati più fortunati, speriamo nella prossima. Comunque mister, nonostante tutto, per una squadra all'esordio nel campionato di C2, credo un ottimo campionato fino a questo momento. Sì, fino a questo momento non, diciamo che non ci possiamo lamentare, bisogna sempre ricordarci che siamo neopromossi, siamo a metà classifica, speriamo, facciamo sempre del nostro meglio, speriamo sempre di ottenere il massimo da tutte le volte che andiamo in campo, le volte ci riusciamo, altre meno. Mister, i nostri complimenti, la ringraziamo. Grazie. Siamo con Massimo Castellini, allenatore del Montecchio Calcio 5, alla fine di una vittoria prestigiosa, il derby con la Folgore. La sua squadra non ha mai mollato, anche se all'inizio era partita con un po' di titubanza. Sì, all'inizio facevamo difficoltà a trovare le giuste misure in campo, l'emozione di giocare il derby per i ragazzi era tanta, facevamo difficoltà a svolgere e a sviluppare il nostro gioco, infatti loro hanno giocato sicuramente meglio anche trovando spunto dai nostri errori. Nel secondo tempo ci siamo un attimino rasserenati, abbiamo trovato un po' le misure in campo e pian pianino siamo riusciti a portare a casa questi tre punti che sono fondamentali per il proseguo del campionato. Mister, un buon risultato per il campionato, lo sottolineava, ma va dato atto anche alla Folgore di aver fatto un'ottima partita e di non aver mollato mai. Assolutamente sì, loro sono una buona squadra e l'hanno dimostrato in campo, una buona organizzazione di gioco e fanno bene quello che devono saper fare, quello che gli chiede il mister. Partita corretta, un bel derby. Ringraziamo mister Castellini, da www.città futura, Stefano Gattoni, alla prossima.